Beh, una giornata tipica per noi, perché le ricorrenze importanti come il Natale, la Pasqua, il Carnevale sono momenti di grande incontro dove c'è tutta un'atmosfera, la preparazione della festa, che la Pasqua, per quanto si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, tuttavia nella nostra tradizione la cucina ci mette in condizione, la gastronomia nostra ci mette in condizione almeno la domenica di stare tutti insieme, o comunque il sabato a mezzogiorno e sabato sera secondo le esigenze, è un menù tipico pasquale, ma questa è una Pasqua speciale per noi, una Pasqua speciale perché commemoriamo oggi, che ricorre il suo anniversario della nascita, uno dei nostri fondatori, cofondatore della confraternita, Anciolo Campo, personaggio straordinario da Cusano, pittore con una passione straordinaria per la cucina, per la gastronomia in genere. Lui, grazie alla sua passione, aveva anche negli anni 90 creato una scuola di cucina però sui piatti tipici nostri locali. Stasera dedichiamo alla sua cucina tutto il menù della serata. Beh, questa sera facciamo la scaccia prezzemolo, acciughe e caciocavallo, l'impanata naturalmente di agnello, la tortella, che è un piatto con un ragù bianco di agnello ricotta passata a forno, di fatto è una pasta a forno con ragù bianco, è un piatto delizioso e profumatissimo, è un piatto a cui lui, Angelo, teneva tantissimo, e noi dedichiamo stasera questo piatto, che probabilmente manca la sua mano, manca quell'equilibrio dei suoi profumi, dei suoi aromi, che erano fondamentali per questa ricetta. Allora, la tortera è un piatto tipico pasquale che prende il nome dal contenitore Adurtera, che è un contenitore in terracotta, e quello che abbiamo noi è una terracotta fatta a Caltagirone, ed è un tegame in pratica smaltato soltanto dentro e quindi è poi di terracotta fuori, e quindi prende il nome di questo contenitore della tortera. In pratica è la sapiente utilizzazione del residuo dell'agnello, nel senso che le ossa dell'agnello che venivano spolpate per fare altri piatti, il Monzù per contratto aveva la possibilità di utilizzarli, questo residuo. E in modo sapiente cosa faceva? Bolliva queste ossa, faceva un brodo, toglieva tutta la carne adesa all'osso, poi lo passava, la saltava in padella, metteva un po' di formaggio. Nel brodo si cuoce un tipo di cavato, un cavato a tre dita abbastanza grande. E quindi si fa poi uno strato di pasta, uno strato di questa carne che viene saltata in padella, uno strato di ricotta, naturalmente questa carne viene particolarmente condita, quindi con degli aromi particolari, tipo dal pepe nero alla cannella, eccetera. E quindi poi con questo si fanno questi strati e si conclude con uno strato di ricotta e su un battuto d'uovo aromatizzato con della cannella. È un piatto particolare, un piatto forte, diciamo, perché è un piatto quasi unico, perché voglio dire diventa particolarmente gustoso, ma anche particolarmente nutriente su questo punto di vista. Ed è un piatto tipico che si faceva nel periodo proprio per la Pasqua. È uno dei piatti più importanti della Pasqua del Ragusano. Sono le impanate d'agnello. Ci sono diversi modi per fare queste impanate d'agnello. Una volta si usava la carne d'agnello con tutte le ossa, perché era necessario riempirle e non c'era grandissima disponibilità di risorse di carne. Adesso vengono preparate con la carne senza ossa completamente. È un piatto che è fantastico, perché
l'agnello ben condito viene inserito in questo contesto di focaccia e di pastiere. E la cosa che è veramente fantastica è che poi il grasso dell'agnello scende sul fondo di questo pastiere, che assume tutto un gusto particolare, e quindi proprio l'impanata d'agnello rappresenta nella tradizione ragusana uno dei piatti che sono i più tradizionali e diciamo, e che vengono apprezzati da tutti i commensali. Angelo Campo merita di essere ricordato, una comunità non può dimenticare quei personaggi che l'hanno attraversata con la loro esperienza di vita e hanno lasciato il segno del loro eclettismo, dei loro interessi. Angelo Campo è stato generosissimo e si è speso per Ragusa in tanti settori per i quali ha dimostrato particolare passione, particolare feeling. Si è occupato di teatro, si è occupato di musica, si è occupato di cinema, si è occupato di politica, di giornalismo e di tradizioni popolari e di gastronomia, però certamente la casella in cui ha dato il meglio di sé secondo me è quella artistica della produzione d'arte, non solo perché è stato un buon pittore, anche se molto parco nella produzione pittorica, perché i suoi quadri non sono numerosissimi, ma sono di grande qualità, ma principalmente come maestro, perché ha avviato e organizzato nella nostra città sia centri di espositivi, come è stato per il convegno di Via San Giovanni, che è stato per anni, per decenni, un punto di riferimento per le mostre d'arte, sia come momento di insegnamento, perché tantissimi dei pittori, anche dilettanti, amatoriali, che sono cresciuti a Ragusa, sono passati dalla promotrice delle arti, che era la scuola che Angelo Campo ha inventato e in cui non solo lui faceva da docente, ricco dell'esperienza fatta a Roma all'Accademia San Luca. Quindi Angelo Campo, un personaggio eclettico, generoso, che aveva una cifra che contraddistingueva tutte le sue attività ed era il grande entusiasmo con il quale faceva le cose.